Cari amici, vicini e lontani, Sivax e Nomax, pro Green Pass, contro il Green Pass, per la libertà o per la censura, guardate chi è arrivato, chi è tornato da noi, il tanto atteso ritorno dell'immarcescibile Carlo Tarallo. Ciao Carlo. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Carlo, quando manchi un paio di settimane comincia il pianto antico, ma dov'è Tarallo? Ridateci Tarallo, vogliono organizzare manifestazioni per il ritorno di Tarallo. Mi accusano senza sapere nulla di aver litigato pure con te. Insomma, oramai c'è un pubblico taralliano che è incontenibile su Visione TV. Mi risponde che sta festeggiando lo scudetto, sta ancora Ma io festeggiando. gliel'ho detto, ma non ci credo. Dice no, ma Toscano. Lo sappiamo, è litigioso, fa così, persino con un galantuomo come Tarallo avrà litigato. Vabbè, insomma, ormai che devo fare? Vivo così, con questa cattiva fama che mi precede. Parliamo di cose gravi, Carlo, ecco, a partire dalla famosa controffensiva ucraina, no? Se ne parla da mesi, l'offensiva di primavera, poi è arrivata l'estate, però insomma ce l'hanno fatta, gli ultimi giorni di primavera sono partiti, ma non pare che questa controffensiva abbia prodotto nessun risultato militarmente apprezzabile, tranne mandare al macello giovani soldati ucraini che stanno morendo, immolati per questa guerra balorda. Ecco, c'è Today che dice così, dice la guerra dei ponti, aspettando la vera controffensiva, che quella di ora era falsa. Per Kiev è più facile riprendere la Crimea che il Donbass. Dice, le azioni militari di Kiev per riprendere il controllo dei territori occupati sembrano in pausa, ma l'attacco ai ponti mettono in luce la vera strategia, lo spiega Giorgio Stirpe, colonnello NATO, tra i più ascoltati analisti militari. Ecco, quindi non è che dicono che hanno fallito, insomma, quello era solo l'antipasto della controffensiva. Guarda Francesco, io faccio innanzitutto una considerazione più generale perché una volta per tutte questa cosa andrà pure detta. La prima vittima di questa guerra, al di là chiaramente delle centinaia di migliaia di vite che se stanno andando, è la verità. La vittima è l'informazione e la verità. Io in 32-33 anni di carriera non ho mai visto una tale quantità di palle sparate ogni giorno sui giornali, in televisione, sui siti, quelli almeno la maggior parte dei siti, tranne quei pochissimi, come anche la tua televisione, che hanno ancora un'indipendenza di giudizio. La controffensiva è scattata e tra l'altro è stata annunciata e strombazzata dallo stesso Zelensky, ma procede al ritmo, pensa, di 5-6 metri al giorno. Cioè io ieri leggevo entusiastici rapporti del fronte pro-ucraino che parlavano di 150 metri conquistati, cioè praticamente parliamo di un cortile, di un condominio medio. E a prezzo del sangue di tantissime persone per bene, di tantissimi lavoratori e padri di famiglia dell'una e dell'altra parte, dell'uno e dell'altro schieramento, con la complicità nostra, o meglio, di chi ci governa e governandoci però ci rappresenta. Con la complicità nostra, con il sostegno nostro, con il timbro nostro, con il timbro occidentale, sta andando avanti questo massacro. E tra l'altro, da quello che si legge nelle dichiarazioni dei peggiori guerrafondai, veramente dei peggiori, come ad esempio il segretario della NATO Stoltenberg. Questo massacro è destinato a durare ancora per mesi, mesi e mesi. E, io ho la sensazione che faccia comodo a troppe persone questa situazione. Questa guerra è un grande ombrello che copre tutte le, come possiamo dire, tutte le ombre, tutte le oscurità della cronaca di tutti i giorni dei governi occidentali. Se ci pensi, anche qui in Italia. Il governo ha diciamo così, gode dell'accondiscendenza di tantissimi giornali e televisioni che non sono schierati di solito col centrodestra, no? Che anzi, che di solito sono anche critici, che stanno coprendo
la Meloni e il suo governo solo e soltanto perché la Meloni e il suo governo si sono completamente appiattiti sulla logica guerra fondaia della NATO e degli Stati Uniti. È veramente una sciagura, una iattura. Non avete mai pensato che l'Occidente, con la civilizzazione che avanzava, anche con l'informazione che stava facendo passi in avanti, grazie al proliferare delle fonti, potesse mai imbarcarsi in un'avventura così distruttiva, così tragica? La controffensiva non è altro che un continuo, oltre l'abbiamo detto, ma è bene ripeterlo quante più volte possibile, un continuo macello di vite umane e un grandissimo business. Stanno saltando in aria carri armati, attrezzature militari, fornite, acquistate e fornite da noi a Kiev dalla NATO, e ogni volta, se lo ricordino bene i nostri ascoltatori, ogni carro armato occidentale che brucia e va in fiamme colpito dall'esercito russo è un carro armato occidentale che andrà riacquistato per la gioia dei produttori di armi, dei venditori di morte, venditori di morte. Noi stiamo avallando una delle più grandi tragedie, sicuramente la più grande tragedia militare del secolo che è appena cominciato, ma una delle più grandi tragedie proprio umane, civili, politiche, sociali che si sono viste dalla fine della seconda guerra mondiale. E dietro tutto questo c'è una puzza, c'è un tanfo irrespirabile di soldi e di affari. Sì, è davvero una situazione incredibile. Il cinismo di queste oligarchie occidentali fa davvero spavento. E nessuno parla seriamente di pace o di accordi, Carlo. Cioè, è diventata una parolaccia la diplomazia. D'altronde avevamo un ministro degli esteri come Di Maio che aveva paragonato Putin a un macellaio, insomma, quindi che si rifiutava di trattare come se gli ambasciatori servissero per parlare con gli amici. Qualcuno aveva provato a spiegargli, dice: guarda che la diplomazia serve per parlare con i nemici, perché per parlarsi allo specchio, se no non serve, no? Cioè, basta una riunione in famiglia. Invece di parlare di possibile accordo di pace, appare più probabile l'escalation del conflitto. Leggiamo questo articolo del Fatto Quotidiano e lo commentiamo. Dice: ho l'impressione che la NATO stia studiando come intervenire con le sue truppe in Ucraina. Ecco, lo dice Stefano Briganti. Dice che il 12 giugno è iniziata in Germania Defender 23, la più grande operazione NATO mai fatta. L'intento dichiarato dell'operazione è essere pronti ad un attacco da est. Dice: quello nascosto è fare vedere alla Russia la nostra popolazione, coordinamento e rapidità. La Russia dovrebbe attaccare un paese NATO quando gli occidentali dicono che le abilità militari di Mosca sono appena sufficienti per la guerra russo-ucraina. Ecco, insomma, c'è chi comincia a parlare chiaramente di un intervento diretto della NATO nel conflitto, Carlo. Guarda, c'è da restare allibiti, sono cose che fanno gelare il sangue nelle vene, a parte che poi spero di essere smentito un giorno, ma non credo. Io sono convinto che dal punto di vista di istruttori o comunque formazioni paramilitari ce ne siano già presenti sul campo, sul terreno, in Ucraina, di forze occidentali. Ma un titolo come quello si traduce in stiamo pensando di scatenare la terza guerra mondiale e la distruzione del genere umano. Un titolo come quello significa esattamente questo. Perché se veramente dovesse accadere, ma io ho troppa speranza poi alla fine che ci si renda conto e ci si fermi a un passo dal baratro, troppa speranza, troppa. Però noi stiamo giocando con questo tipo di prospettiva. Cioè noi, poi non siamo noi, ovviamente, è chi ci governa, sta giocando con questo tipo di prospettiva. Che cosa significa schierare le truppe NATO sul terreno? Significa dichiarare guerra alla Russia, cioè significa dichiararlo ufficialmente. Io veramente spero che qualcuno, magari dall'alto, illumini. Se non i nostri governanti, i nostri popoli che inizino a ribellarsi, a farsi sentire, a scendere nelle piazze, nelle strade, a Ecco, noi tempestare. hai visto, stiamo cercando di sensibilizzare la pubblica opinione anche per il tramite dei referendum. A proposito, domani saremo a Roma,
Sabato saremo a Roma, sì, di fronte alla sede della RAI nel pomeriggio, proprio per cercare di tenere alta l'attenzione sulla censura vergognosa contro quest'idea di referendum. Ecco, come hai visto, è scattato, diciamo, un silenzio totale intorno a questa iniziativa, che poi è l'unica vera iniziativa che parla di pace. Francesco, questa iniziativa che farai sabato, preparati a essere definito come al solito, no? Putiniano, nemico della patria, nemico dell'Occidente. Stiamo vivendo una situazione di una tristezza infinita, di una tristezza infinita. Siamo prigionieri di una narrazione imposta che cozza continuamente col buonsenso e con la realtà. Siamo tempestati di messaggi tu prima parlavi di pace. Immaginati che praticamente oggi come oggi parlare di pace, significa per la maggior parte dei mezzi di informazione, significa essere nemici del proprio popolo e alleati della Russia di Vladimir Putin. C'è passato Papa Francesco. Ci passa chiunque, io non ti nascondo, a volte anche sui social, io anche, diciamo così, non dico paura perché ho paura di niente, però mi infastidisce pure iniziare una discussione perché ci sono degli slogan che sono stati talmente ripetuti che sono entrati veramente nella testa delle persone, che più si affidano, diciamo così, all'informazione mainstream. E tu puoi trovarti da un minuto all'altro. A te è successo addirittura di trovarti sulla prima pagina di un giornale, no? Il Corriere della Sera, con la tua bella foto, com'è il putiniano, al soldo di Mosca, non mi ricordo nemmeno più. Sì, no, ero sì, una televisione esperta in fake news che ha rilanciato le parole del Papa. Ecco, sì, la La visione TV, sì, così mi hanno. tua, capito? Perché tutti i telegiornali e tutto. Che noi guardiamo tutti i giorni che cosa ci stanno dicendo, la verità, ci stanno dicendo un sacco di bugie, ma tantissime, tantissime bugie. Ecco Carlo, mi senti? Sì, ti Sì, sento, no, sì. pensavo fosse andato via il telefono. C'è un clima davvero folle. Cioè, tutti quelli che non vogliono la guerra con la Russia vengono demonizzati, diffamati, colpiti. Però, Carlo, la cosa che non si capisce è se la Russia è così debole e così scarsa da non riuscire da sola a vincere nemmeno contro un esercito, diciamo così, un po' messo alla rinfusa come quello ucraino. Per quale motivo dovrebbe rappresentare un problema così grave da presupporre l'intervento diretto dei 50 paesi NATO più armati al mondo? Ecco, quindi mettetevi d'accordo. O sono quattro pizzaioli in libera uscita che non meritano l'attenzione del mondo, oppure se invece riconoscete alla Russia il fatto di essere, diciamo, una potenza politica e militare, con le potenze si ragiona, non si può pensare di fare una guerra di sterminio. Non so, non riesco a capire il ragionamento logico di questa gente. Vedi se riesci a aiutarmi tu. No, ma il principio di non contraddizione è stato completamente messo da parte, è stato accantonato. Un giorno ci viene detto che ormai la Russia sta per crollare, che stanno per riconquistare la Crimea, che magari le truppe di Zelensky stanno per presentarsi alle porte di Mosca e che i russi non hanno più niente, non hanno più armi. Ti ricordi le famose palle, combattono con le palle? E il giorno dopo ci vengono a dire che però se non aumentiamo ancora le spese militari, il PIL al 2% e più del 2%, ci ritroveremo invece l'esercito russo alle porte di Roma. Cioè, e lo stesso giornale è capace di dire la stessa, cioè, le due cose a 2 ore di distanza. A 2 ore di distanza, io non l'avrei mai immaginata, però ci è servita questa cosa, Francesco. Perché abbiamo capito finalmente quanto dipendiamo dagli Stati Uniti e dalle decisioni che si prendono a Bruxelles. Finalmente ce ne siamo resi conto e finalmente nessuno può più, insomma, così sognarsi di negarlo. Questa guerra è veramente la fine del mito della libertà dell'informazione in Occidente, è la fine del mito della democrazia in Occidente.
I popoli non vengono minimamente coinvolti nelle scelte. I sondaggi nei quali si segnala la perplessità della maggior parte dell'opinione pubblica sul modo in cui si sta gestendo questa vicenda vengono occultati, vengono nascosti, vengono manipolati. Le testimonianze dirette di chi sta al fronte, di chi sta sul campo, vengono censurate. Le pagine di Wikipedia vengono cambiate. Ne abbiamo viste veramente di ogni tipo, ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia. E la cosa più drammatica, Francesco, è che non si vede un orizzonte, non si vede la fine del tunnel, non si vede la luce in fondo al tunnel, non si vede. E quindi che cosa succederà? Ci sarà un altro autunno, un altro inverno di crisi energetica, ci sarà un'altra volta la chiamata al sacrificio per la patria. Volete la pace o il condizionatore? Volete la pace o il termosifone acceso? Volete, cioè, e con questa sorta di ricatto, noi andiamo incontro a un'altra annata di crisi. Dopodiché, però, che cosa succede? Le aziende, le imprese, le famiglie, stanno pagando costi altissimi, perché poi tutto questo si riflette sull'economia. Un paese come il nostro, che è un paese che non ha la facoltà di decidere, deve soltanto seguire, tacere, obbedire a ciò che viene detto e imposto da oltreoceano e da Bruxelles, non ha la possibilità neanche di avere più una propria politica economica, non ha la possibilità di scegliere nulla, di scegliere nulla, nulla di nulla. Sì, è una situazione davvero inquietante. Figurati che ieri nel corso del programma serale di Dietro il Sipario, di Visione TV, era nostra ospite Simona Mangiante, che è la moglie di George Papadopoulos, l'ex consulente di Trump, che era stato protagonista sentito all'epoca del Russiagate, e mi diceva che è stata chiamata dal controspionaggio americano per dare spiegazioni sul perché si fosse candidata alle elezioni politiche con Italia Sovrana e Popolare, cioè col partito che all'epoca, l'alleanza che all'epoca presiedeva, insomma, e questa si deve giustificare, no? Come se fosse, come se qualcuno l'avesse mandata lì a fare chissà cosa. Insomma, per dirti il livello, diciamo, di fobia, di isteria che oramai pervade il mondo occidentale, il mondo cosiddetto libero. Ecco, pensa se questo tipo di approccio avvenisse in Russia, cosa scriverebbero i giornali italiani? E poi qui non si possono vedere né sentire Russia Today e altri canali russi, mentre nessuno mi pare che ha bloccato al contrario in Russia i canali occidentali. Ecco, c'è stata una nemesi, Carlo, cioè si sono invertiti i rapporti. Paradossalmente oggi la Russia ha un rispetto della libertà di pensiero, d'opinione e di critica superiore a quella del mondo occidentale. Guarda, io di una cosa mi sono veramente meravigliato. Il trattamento che è stato riservato dal governo ucraino a Silvio Berlusconi dopo la sua scomparsa, tra insulti, c'è stato chi ha sul sito, quel famoso sito del quale non mi ricordo il nome, dove vengono schedati Sì, è indipendenti. quel sito dei servizi segreti ucraini dove bollano quelli nei presunti nemici morti come liquidati. È stato definito come liquidato. C'è stato chi ha chiesto di requisirne i beni e di trasferirli all'Ucraina. Non si è levata una sola parola di condanna a questi atteggiamenti vergognosi, a questi insulti, né da parte del ministro degli esteri italiani, che insomma ogni giorno ripete di essere, diciamo così, il più fedele apostolo di Berlusconi, né da parte della Presidente del Consiglio, da parte di nessuno. Cioè si è lasciato insultare un personaggio che poi a qualcuno può piacere, a qualcuno non può piacere, ma che negli ultimi mesi della sua vita aveva tentato qualche volta di far sentire la sua voce, di esprimere un pensiero dissonante, no? Rispetto a quello che è la narrazione ufficiale, e puntualmente era stato praticamente definito come se ormai fosse annebbiato, come se ormai
fosse, diciamo così, non sempre lucido dal punto di vista mentale. E che cosa ti ricorda, Francesco, questo tipo di atteggiamento? Che cosa ti ricorda? Sono i regimi, i dissidenti li fanno passare per pazzi, o li arrestano, o li fanno passare per pazzi. No, no, Francesco, i regimi autoritari. Sì. Noi viviamo in un regime autoritario. Ma anche sta mania di imporre per legge le cose dicibili, cioè noi abbiamo una Costituzione, non le regole della community di Facebook e Twitter, cioè sono loro che si devono adeguare alla libertà di pensiero, non noi che ci dobbiamo adeguare alle fantomatiche regole di community gestite in maniera opaca da non si sa chi. Però mi accorgo che non c'è una guerra diretta contro questi mostri, cioè tutto sommato scrollano le spalle in tanti dicendo vabbè sono società private, ma che vuol dire sono società private? Eppure la redazione della verità è privata, ma non è che mettete fuori un cartello, non possono entrare i biondi perché vi danno fastidio. Cioè, che significa che è una società privata? No, ma assolutamente, tra l'altro queste sono società private che hanno una responsabilità sociale importantissima, sarà anche privata, ma anche le aziende di telefonia, per esempio, sono aziende private, dopodiché non possono certamente permettersi di dire io non ti faccio fare una telefonata se tu non la pensi come me. Ti ripeto, almeno stiamo, diciamo così, squarciando questo velo di ipocrisia che c'era sulla società occidentale. La società occidentale che era definita la più liberale, la più democratica, che si sta dimostrando invece autoritaria e senza democrazia, senza possibilità di scelta. Tu o ti omologhi o sei un delinquente, o dici quello che devi dire, perché così devi dire, o sei un delinquente, sei un criminale. Io poi voglio fare anche una provocazione, perché è anche il momento di dirlo, ma fatemi capire una cosa, fatemi capire una cosa. Se un opinionista che si permette di sollevare una perplessità, un dubbio su come si sta conducendo la strategia della guerra in Ucraina, viene etichettato immediatamente come al soldo del Cremlino e come corrutto, nel migliore dei casi, perché invece quando succede il contrario, nessuno dice allora quello sta dicendo questo perché è corrotto dagli Stati Uniti? Perché? Non può essere la stessa cosa. Non potrebbe essere la stessa cosa? E se invece semplicemente, come accade in ogni comunità, in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni condominio, c'è chi la pensa in un modo e c'è chi la pensa in un altro. Le opinioni si mettono a confronto, poi c'è chi, diciamo così, chi avrà ragione quando i fatti gli daranno ragione, ci sarà chi avrà torto quando i fatti gli daranno torto. Parlare, quando mai è stato un crimine, Francesco? Parlare, discutere. Dalle opinioni, quando mai è stato un crimine? Sotto i regimi, sotto le dittature è così. Sì, ma tanta gente non ha la percezione di quello che accade, questo è un problema. Cambiamo argomento, Carlo, parliamo di governo italiano, perché è nato uno strano e ridicolo balletto intorno alla questione del MES. Salvini dice no al MES, meglio debito pubblico in mano agli italiani. Questa MES, lo dice il MES, deve essere ratificato da tutti, questa è la capa del Parlamento europeo, il PNRR aiuta i cittadini, inclusi gli italiani. Ora, Salvini, qualcuno dica a Salvini che il ministro dell'economia Giorgetti, quello che vuole il MES a tutti i costi, è del suo partito, perché non caccia lui? È strana sta triangolazione. Non solo, ma poi io qui mi permetto di fare una premissione, poi magari vengo smentito, ma il MES in qualche modo il governo Meloni farà in modo di approvarlo, di ratificarlo. Ieri, i giornali di oggi sono pieni di articoli che parlano di una presunta confusione e lacerazione nel centrodestra, perché ieri non si è presentato in commissione esteri alla Camera e così. È passata la mozione del PD che dice sì alla ratifica del MES. Non è vero che erano divisi, non si sono presentati. Non si sono presentati per farlo passare, però per farlo passare senza i voti loro, cioè approvandolo senza approvarlo. Mi spiego com'è andata, qual è Sì, stata no, la che tecnica. sono degli ipocriti, lo capisco, però la Meloni dice di non volerlo, Salvini fa finta di essere ancora... Allora Giorgetti chi lo tiene lì? Perché deve fare il ministro dell'economia uno che non risponde al capo del suo partito, non risponde al capo del suo governo? A chi risponde? Forse Ma come io diceva il massone penso di Guzzanti, tu sai perché, tu sai dov'è, tu sai com'è.
Ma io credo che Giorgetti sia stato, tra virgolette, suggerito alla Meloni da Draghi, dal Quirinale, da Bruxelles. Cioè, Giorgetti è un po' come se fosse un commissario all'interno del governo. Però, dopodiché, Giorgetti non è che poi, parliamoci chiaro, non dipende da Giorgetti tutta questa situazione. Questa situazione dipende dal fatto che questa ratifica di questo benedetto MES l'Italia la deve fare per forza. Però che cosa succede? Che cosa succede? Ti ricordi un po' ai tempi del primo governo Conte, quando il Movimento 5 Stelle piano piano cominciava a contraddire tutte le promesse che aveva fatto in campagna elettorale? Sta succedendo la stessa cosa per Fratelli d'Italia soprattutto. Cioè è stato facile conquistare il 30% dicendo, stando all'opposizione e urlando e sbraitando contro tutto e tutti. È molto comodo, è stato, no, è comodissimo. Io mi metto lì, c'è un governo Draghi che ha tutti i partiti all'interno, che quindi sono tutti quanti legati e tutti quanti obbligati a fare certi provvedimenti. Io mi metto lì e sbraito e contesto tutto e tutti, no? Anche sulla questione russo-ucraina, Giorgia Meloni, e questo non lo dice Carlo Taranto, non lo dice neanche Francesco Toscano, ma ci sono centinaia, decine di dichiarazioni della Meloni. Anche la Meloni aveva un atteggiamento molto più cauto, molto più problematico, no? Ricordi? Sì. Sulle questioni della NATO a est, le ricordo solo io, le ricordi anche tu le sue No, dichiarazioni. ricordo, certo, poi mi ricordo pure il ministro Prosecco, Crosetto che diceva che era un errore stuzzicare la Russia, adesso invece è diventato più feroce neocon. È molto comodo stare all'opposizione, caro Francesco, e sbraitare con tutte le promette che è irrealizzabile. Poi però i fatti, la realtà, si incaricano di chiederti il conto, o no? Di chiederti il conto. È quello che sta succedendo anche sul MES. Questo famigerato MES, che poi spieghiamo, insomma, altro non è che una specie di superbanca europea che dovrebbe intervenire in caso di crisi finanziaria degli stati, chiaramente con un metodo che sarebbe un metodo alla greca, no? Parliamoci chiaro, cioè strozzando il debitore. E questo MES alla fine lo ratificherà anche l'Italia. Troveranno un modo, un bizantinismo per far finta di non averlo fatto e lo faranno, ma perché non hanno alternative, non hanno nessuna alternativa. Ma l'alternativa sarebbe quello di dire che siamo un paese sovrano, che è uno strumento delinquenziale, non abbiamo intenzione di prenderlo. Questo veniva detto prima delle elezioni, veniva detto. Dico, ma perché Meloni, insomma, ma io voglio capire, cioè, si è piegata, ecco, diciamo, alle richieste di Biden e degli americani, che tu ti ricordi che prima era amica di Trump, di Bannon, no? Ora è diventata filo Biden e filo guerra. Va bene. Ti sei piegata in questo modo sulla questione ucraina, no? Per cercare, credo, no? Di avere una copertura su altri tavoli. Ma se tu devi obbedire in maniera così servile sull'Ucraina, per poi mantenere una posizione totalmente sotto schiaffo della Germania, anche sul piano finanziario, ma scusami, allora che cosa, tra virgolette, ti prostituisci politicamente a fare? Cioè, io capisco quelli, no, Carlo, che dicono, no, ma tu sei un idealista, la politica è fatta di mediazione, la Meloni si è accucciata ai piedi di Biden perché insieme ad altri, i polacchi, gli ungheresi, deve trovare un contrappeso nei confronti dello strapotere franco-tedesco, no? Alcuni la dicono così, che ricorda un po' la strategia di Bagnai, quello che prima era contro l'euro e che ora invece non parla più, ha perso la voce una volta che ha trovato un posto in Parlamento. Ma se così fosse, almeno la Meloni dicesse a Biden, sì, mi sono prostituita sul piano geopolitico, però siccome ho l'America con me, il MES non lo firmo, andatevene a fanculo voi tedeschi e tutta la sovrastruttura di Bruxelles, perché il mio padrone mi difenderà. Manco questo. E no, perché lì io posso darti quella che è la mia valutazione e la mia impressione. No, no, la merce di scambio non è così alta, cioè la Meloni non è riuscita addirittura a strappare questo tipo di protezione, questo livello di protezione, appiattendosi completamente
sulle posizioni di Biden sulla guerra. Diciamo che credo si sia accontentata di avere, per esempio, in Italia una informazione, anche quella che sarebbe stata critica nei suoi confronti, invece morbida, una opposizione, per esempio, molto più morbida del previsto, forse guerrafondaie come il Partito Democratico, forse ultraguerrafondaie come possono essere i famosi terzopolisti, questo centro. Se tu ci fai caso, si guardano bene dall'affondare i colpi contro il governo. Perché? Perché c'è comunque questo ombrello della guerra che copre tutto. Anche l'Europa, parliamoci chiaro, cioè l'Italia è l'ultimo paese che deve ancora recuperare questo, ratificare questo benedetto MES. Se non ci fosse stata la guerra, noi avremmo già lo spread, no? Il famoso spread, che poi è il missile non missile che viene usato qui in Europa per bombardare gli stati. Il famoso spread sarebbe già a 300, a 400, a 500, no? E invece è ancora calmo. Quindi poi non è che puoi strappare proprio tutto quello che vuoi schierandoti in questo modo. E poi c'è un'altra cosa da dire: il centro di potere non è solo Washington, c'è un centro di potere che è Francoforte, cioè dove sta la Banca Centrale Europea. E quel centro di potere lì invece agisce con logiche parallele, ma diverse nel merito rispetto a quelle della NATO. La Banca Centrale Europea ha bisogno di questo strumento, di questo MES, per poter poi un domani stringere finanziariamente il cappio al collo di stati europei che dovessero andare in difficoltà. Non basta l'appiattimento sulla guerra per avere poi un salvacondotto generale su tutte le questioni. Alcune questioni poi comunque rimangono tali e vanno affrontate e se possibile risolte. La strategia in questo momento mi sembra di poter dire che è quella del rinvio. Il MES dovrebbe arrivare in aula il 30 giugno, in aula alla Camera, ma immagino che ci sarà un ulteriore slittamento. Oggi leggevo sul Sole 24 Ore, che è un quotidiano certamente non sospettabile di estremismi, che la strategia del governo potrebbe essere quella di farlo approvare fra luglio e agosto, quando gli italiani sono in ferie. Ora dico io, è anche cioè, può anche essere che abbia ragione il Sole 24 Ore, ma io invece sono molto scettico. Cioè, io non penso che il popolo italiano è diventato talmente idiota che non si accorge di una cosa di cui si è parlato per 10 anni, perché in quel momento sta in spiaggia. Cioè, ci considerano proprio veramente, insomma, ci considerano praticamente degli uomini di Neanderthal, se immaginano di far passare alla chetichella, magari il 10 agosto, la ratifica del MES in Parlamento. Sì, quello che dici è corretto, insomma, è la chiave di lettura, insomma, più esaustiva tra quelle possibili. Senti, vabbè, passiamo ad argomenti un po' più leggeri per chiudere questa puntata del nostro format Attenti a quei due. Ecco, ci sono due persone che stanno avendo problemi diversi, no? Però, sono diversi anche loro, però sono nei guai per motivazioni differenti. Vabbè, una è lei, è la cosiddetta pitonessa. La Santanchè che è finita nel mirino e dice che vuole querelare Report perché questa inchiesta di Report ne ha messo, insomma, in discussione alcune condotte. Insomma, lei dice che, insomma, vuole querelare, che le cose non stanno così. E poi c'è quest'uomo qui, no? Questo qua, se mi fa ridere. Cecchi Paone, poveraccio, è stato condannato per diffamazione, dovrà risarcire 20.000 euro a Fratelli d'Italia, l'ha condannato il Tribunale di Roma perché in un programma, quello lì di Brindisi, Zona Bianca del 14 luglio 2021, ha avuto modo di dire delle cose assurde, ha accusato la destra Novax di avere contribuito alla crescita del virus, persino Brindisi aveva provato a fermarlo, ecco, ma non c'era riuscito manco lui. Però
Per cui oggi si ritrova nelle condizioni di dover pagare per diffamazione ciechi buoni. Quindi, insomma, piano piano qualcuno di questi, insomma, prima o poi qualcosina, insomma, deve pagarla. Vabbè, c'è chi fa pure, voglio dire, c'è poco, diciamo è una notizia che va catalogata nelle brevi, nelle, diciamo così, nelle astrusità, no? Nelle notizie da un certo punto di vista anche di colore, perché il personaggio, insomma, lo conosciamo, lo vediamo nelle televisioni, lo abbiamo visto soprattutto durante i tragici mesi della pandemia, e abbiamo imparato a capire che altro non fa che cercare la provocazione per poter avere un po' di visibilità. Il caso della Santanchè è un po' più delicato. Io, naturalmente, da garantista vero, autentico, non entro neanche per un attimo nel merito. Dopodiché è evidente che il ministro, per quanto mi riguarda, dovrebbe chiarire la sua posizione in maniera ben diversa dalla minaccia di querela. Non ne possiamo più, Francesco, come giornalisti, di queste minacce di querela. Punto primo, perché a volte poi rimangono minacce. Perché c'è sempre da distinguere tra la minaccia di querela e la querela vera. Perché poi tu, la querela, quando la fai davvero, c'è un procedimento. E in quel procedimento possono venire fuori cose, diciamo così, scomode per te stesso. E non, veramente è una forma di intimidazione ai giornali, ai giornalisti, è diventata francamente insopportabile. La Santanchè se ha la coscienza pulita. Io ho visto degli spezzoni di quella puntata, ho capito di che cosa si tratta, ho capito quali sono le, tra virgolette, accuse. Si presenti in conferenza stampa, si faccia fare delle domande, risponda alle domande come può e come vuole, e vediamo se riesce a essere convincente. Oppure la Santanchè si presenti in Parlamento, chiarisca, dica la sua, con le carte alla mano, documenti alla mano, smonti quello che lei definisce un servizio falso e pieno di inesattezze. Ma questa cosa di annunciare querela, posso dire, lo dico però molto sommessamente, sembra una dimostrazione di debolezza. Mi spiego, Francesco. Sì, no, lo condivido con te, insomma, è una manifestazione di grande debolezza. Senti, Carlo, per chiudere questo nostro impegno settimanale, insomma, questa nostra puntata, ecco, vuoi lanciare un appello a chi ci segue, a chi ci sente, affinché continuino, diciamo, a combattere nel nome degli ideali che animano la parte migliore della nostra società? Perché c'è obiettivamente una pubblica opinione dormiente, Carlo, che oramai si è assuefatta all'idea di dover semplicemente obbedire a ordini che vengono da un potere che si autolegittima. Ecco, forse è il caso di cercare di svegliare dal torpore questa gente. Ecco, l'appello finale di Carlo Italallo al popolo tutto. Io una cosa sola vi dico, amici che ci ascoltate, e se ci ascoltate già insomma significa che avete una coscienza critica ben sviluppata. Ricordatevi sempre che la vita è una. E non vale la pena viverla da schiavi, non vale proprio la pena, non ne vale la pena. Certo, la libertà è costosa, la libertà può costare. In termini economici, può costare in termini di fastidi, però la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di critica, è il patrimonio forse più importante che abbiamo. Quindi ci sarà poi un giorno in cui non avremo più il tempo per esprimerla e lo rimpiangeremo. Bene, grazie Carlo, è sempre un piacere averti con noi. Io ti lascio dandoti appuntamento alla prossima settimana con il nostro format apprezzatissimo, attenti a quei due. Grazie Carlo Taral. Grazie a te Francesco, ciao a tutti, alla prossima settimana. Cari amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra puntata. Se volete aiutarci potete farlo donando i numeri che la regia mi ha dato in sovrimpressione adesso. Vi consiglio di comprare, acquistare, far conoscere, veicolare il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Questo numero eccezionale dedicato proprio ai temi della guerra, guerra, scacchiera mortale, è il titolo del terzo numero del nostro mensile. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.